Ora con il terzo gol della Gioia. E ancora avanti Teramo di 1, in questo caso è Nasta che chiama time out, richiama le sue in panchina sull'11-10 in favore di Teramo dopo il terzo gol della Gioia. Terzo gol quindi per Maria Gioia proprio al 17° minuto di gioco. Approfittiamo per riepilogare le realizzatrici fino ad ora per la nuova HF Teramo. 5 gol per Daniela Palarie, 1 per Alessandra Bassanese, 2 per Daniela Canessa. Ma veniamo alle realizzatrici della Iomi Salerno. Un gol per Rita Trombetta, 2 per Laura Avram, 1 per Pina Napoletano, 3 per Lorena Benincasa, 3 per Belma Beba. 11-10 quindi il punteggio in favore di Teramo, avanti di un gol. Sta salendo in cattedra Maria Gioia, 3 gol consecutivi per lei che hanno rimesso avanti Teramo. È un po' il discorso della coperta corta con Salerno che chiude molto sulle ali teramane, tanto che fino ad ora ha realizzato soltanto un gol Alessandra Bassanese, ma è chiaro che chiudendo sulle ali poi sono gli spazi per le penetrazioni centrali da parte della nuova HF Teramo, e ne ha approfittato soprattutto ultimamente Maria Vittoria Gioia. Riparte quindi Salerno, il possesso di palla per Benincasa, Pavlik, resta in attacco Salerno. Da giocare 13 minuti e mezzo più 1 Teramo, 11-10 il punteggio per le teramane. Ancora un contatto e c'è il giallo, in questo caso per Belen Canessa, che fino ad ora è stata ben chiusa dalla Pavlik in fase difensiva. Un bel duello questo in fase difensiva. Riparte quindi la Benincasa, palla per la Napoletano e viene agganciata, tiro di rigore che c'è tutto. Resta anche a terra la giocatrice teramana, dovrebbe trattarsi della Bassanese dopo il contatto proprio con la Napoletano. 11-10 il punteggio, da giocare 12-58, gioco fermo proprio per soccorrere l'atleta teramana. Ancora da giocare 12-58. Viene soccorsa proprio l'atleta teramana, problemi probabilmente al ginocchio destro. Ancora quindi gioco fermo proprio per soccorrere Alessandra Bassanese. Cure del caso per l'ala destra della nuova HF Teramo. Si riprenderà con il tiro di rigore per Salerno. Problemi proprio al ginocchio per l'atleta teramana. Pare che si tratta proprio di un infortunio. Vediamo un po' se ce la fa rialzarsi proprio l'atleta teramana. Viene portata fuori dal campo a spalla. Finisce qui quindi probabilmente la gara per Alessandra Bassanese. Problemi fisici per lei, vedremo un po' meglio nel corso di questa sfida proprio le condizioni dell'atleta teramana. Si riparte comunque dal tiro di rigore per Salerno. È pronta l'Avram, la finta, il tiro ed il gol di Laura Avram. Terzo gol per Laura Avram, tutti gol
sul rigore per la Avram, palla lì è bloccata, poi il tiro, palla sul palo, sulla conclusione di Daniela Canessa, molto sfortunata in questo caso la giocatrice teramana. Può ripartire Salerno, situazione di parità, 11-11. Riprende quindi a giocare palla Salerno in attacco, sempre 11-11 il punteggio. Benincasa, la finta, ancora Benincasa di forza. Si riparte dai 9 metri, c'è il precedente fischio arbitrale prima del tiro dell'ex di turno. Può ripartire quindi la Pavlik. Benincasa, Avram, Beba. Ora Beba, Benincasa al centro, palla recuperata dalla Stettler. Può ripartire quindi la palla in palleggio. Apertura quindi per Belen Canessa, il taglio per la Gioia che viene chiusa. 9 metri per Teramo. Ci atterra intanto Daniela Palarie. Qualche problema fisico anche per Daniela Palarie che si rialza. Nulla di grave per lei. Si riparte quindi dai 9 metri. Situazione di parità, 11-11. Palarie. Ancora Palarie al centro per la Pastor che viene chiusa. Palarie, il taglio per la Gioia, l'uno contro uno con la Napoletano, viene fermata a 9 metri. Ancora quindi Pastor, il taglio per la Stettler, dall'ala, tiro e gol di Lucilla Stettler. Primo gol per la Stettler da ala, tra l'altro, costretta proprio a giocare ad ala con l'assenza della Bassanese. Diciamo che si alterneranno nel ruolo di ala destra la Gioia e la Stettler in questa sfida. Ancora quindi Salerno in possesso di palla con la Beba, 12-11 per Teramo. Murata ancora dalla Stettler, la conclusione di Lorena Benincasa. Può ripartire quindi Salerno in possesso di palla. 9 metri ancora in attacco per Salerno. Può riprendere quindi la Iomi Salerno, ha un gol da recuperare. Pavlik completamente fuori misura, la conclusione della giocatrice di origini ucraine. Può ripartire quindi Teramo che ha da gestire un gol di vantaggio. 10 minuti all'intervallo, 12-11 il punteggio. Pastor al centro per Daniela Canessa, bloccata. Difesa arcigna da parte di Coppola e Napolitano in tandem. Riparte ancora Teramo quindi con la Pastor che viene bloccata. 9 metri per Teramo. Palarie, l'elevazione, conclusione murata. Riparte la Coppola per Benincasa. Pavlik, il tiro e la respinta da parte di Grazia Stangoni. Rimessa dal fondo per Teramo. C'è un fischio arbitrale. Bisogna ripetere la ripresa del gioco. No, c'è a terra un atleta di Salerno dalla parte opposta. Gioco fermo quindi. Quando mancano 9 minuti e 32 secondi all'intervallo. Gara discretamente spezzettata. Molto dura e maschia soprattutto in fase difensiva. Gioco fermo quindi, quando mancano 9 minuti e 32 secondi ne approfittiamo anche per riepilogare le realizzatrici. Si rialza intanto l'atleta di Salerno, esattamente Belma Beba, e può riprendere quindi a giocare palla la nuova HF Teramo con Gioia per Stettler. Gioia, Palarie, Pastor, Gioia al centro, tiro di rigore per il contatto su Belen Canessa, resta a terra anche lei, tiro di rigore, problemi fisici anche per Belen Canessa, nulla di grave per lei, si rialza l'ala sinistra della nuova HF Teramo e si andrà dall'attacca dei 7 metri con Daniela Palarie, di fronte a lei sempre
Martina Iacovello, è pronta quindi la Palarie, respinta la conclusione alla Palarie, 2 su 3 dai 7 metri, si resta sul più 1 Teramo, resta a quota 5 gol la Palarie, 9 minuti esatti all'intervallo, sempre più 1 Teramo, 12-11 il punteggio. Manovra quindi la Benincasa, esce dalla marcatura la Coppola, poi riparte ancora Salerno. Beba prova la conclusione, ancora 9 metri per la formazione campana. 8:35 all'intervallo, 12-11 il punteggio. Benincasa, Beba, poi Avram dall'ala realizza. Primo gol dal campo per Laura Avram, quarto centro per lei. I tre precedenti gol erano stati realizzati dall'attacca dei 7 metri e nuova parità, 12-12, ancora 9 metri in favore di Teramo. Riparte quindi Pastor, Gioia, ancora Gioia. Palarie, elevazione bloccata dalla Benincasa, ancora 9 metri in favore di Teramo. Palla quindi per la Palarie. Ancora la finta della giocatrice rumena, poi ci prova la Gioia, non c'è fallo per i direttori di gara. Si può riprendere a giocare con palla in attacco per Salerno sulla situazione di parità. Napolitano dall'ala sul primo palo realizza. Per Napoletano è il secondo gol e torna avanti quindi Salerno, poi Pastor, tiro di rigore, ci saranno i 2 minuti, sì, per Antonella Coppola. 2 minuti per la Coppola e tiro di rigore in favore della nuova HF Teramo. Tiro di rigore che potrebbe riportare in parità Teramo, e ricordiamo che nei prossimi 2 minuti Teramo giocherà in superiorità numerica, non c'è Antonella Coppola. Palarie, tiro e gol di Daniela Palarie, questa volta non fallisce dall'attacca dei 7 metri, 3 su 4 per lei dai 7 metri, sesto gol personale e nuova parità, 13-13 da giocare ancora 7 minuti in questo primo tempo. Riparte quindi Salerno in inferiorità numerica, Salerno attacca in 5, Teramo difende in 6, Avram, Napolitano, ancora Napolitano, viene chiusa, Napolitano va alla conclusione, tiro e gol della Napolitano. Terzo gol per Pina Napoletano. Palarie. Ancora il palleggio le teramane. Palarie al centro, tiro e gol. Ma che palla ha dato Daniela Palarie a Daniela Canessa. Terzo gol per la Canessa e nuova parità. 14-14 a terra Daniela Canessa. Gara molto maschia, molti contatti. È vero che la pallamano è un gioco di contatto, però ci sono delle difese molto arcigne, quelle messe in campo da parte delle due formazioni. 6:38 ancora da giocare in questa prima frazione. 14-14, ne approfittiamo per riepilogare le realizzatrici. Per la nuova HF Teramo, 6 gol per Daniela Palarie, 3 per Maria Vittoria Gioia, 1 per Alessandra Bassanese, 3 per Daniela Canessa, per la Iomi Salerno 1 Rita Trombetta, 4 Laura Avram, 3 Pina Napoletano, 3 per Lorena Benincasa e 3 per Belma Beba. Ancora secco Oxy Pavlik in questa sfida. Si ritorna quindi a giocare con Salerno in attacco, 14-14 il punteggio. Manovra quindi la Pavlik, tiro e gol. Primo gol per Oxy Pavlik in questa sfida e torna sul più uno Salerno. Gol sul primo palo da parte di Stettler dall'ala. Secondo gol per Lucilla Stettler. Nuova parità, 6 minuti all'intervallo. Un vero e proprio jolly. La Stettler che l'anno scorso giocava da centrale, quest'anno ha giocato da terzino destro ed oggi è impiegata dalla destra. Può coprire insomma un po' tutti i settori la giocatrice argentina. Palla che termina fuori con l'ottima risposta da parte di Marta Savoca. Si riparte dalla Benincasa.
Quindi Beba, palla per la Benincasa, ancora 9 metri, 15 pari il punteggio, rientra la Coppola, parità numerica ora sulla parquet, palla proprio per la Coppola, Pavlik dall'ala, brucia l'occasione la Pavlik con palla che termina fuori e può ripartire Teramo, ottima difesa in questo caso per la formazione di casa. Riparte quindi Belen Canessa che schiaccia a terra e mette dentro il pallone. Primo gol per Belen Canessa, torna avanti Teramo 16-15 con il primo gol di Belen Canessa. 16-15 il punteggio. Beba impatta, mamma mia che gara, quarto gol per la Beba e nuova parità 16-16. Palarie al centro, errato l'assist, subito la seconda fase per la Pavlik al centro, Benincasa tutta sola, ci mette una pezza la Savoca, si resta in parità 16-16. Fermata la seconda fase con la Benincasa che sciupa tu per tu di fronte a Savoca che chiude la porta. Palarie, Belen Canessa, Palarie, Pastor, Gioia, ancora Gioia in possesso di palla per la Pastor, poi ancora Belen Canessa, Palarie, Palarie di forza, viene fermata ancora 9 metri in favore di Teramo. 9 metri quindi per la formazione teramana. Gioia, Stettler, Gioia, ancora Gioia, c'è il passivo, palla che termina fuori, rimessa quindi in favore di Salerno, attenzione alla seconda fase, subito lanciata, palla per la Coppola, tiro e gol, gol di Antonella Coppola, gol numero 1 in questa sfida per la capitana di Salerno, con Salerno che torna avanti, tiro, palla sul legno, ma c'è il rigore per il fallo commesso su Daniela Canessa. 16-17 il punteggio, si va avanti punto a punto al di là del break iniziale di Salerno che aveva raggiunto il più 3 sul 2-5 dopo 6 minuti di gioco. Daniela Palarie dai 7 metri, tiro e gol, settimo centro in questa sfida per Daniela Palarie, nuova parità 17-17. 2 minuti e 50 all'intervallo, Benincasa, Pavlik, Benincasa, Benincasa, Coppola, Beba, Benincasa, Pavlik, ancora le atlete ospiti, Beba, Napolitano dall'ala, tiro, ancora una parata da parte di Marta Savoca, riparte Palarie, 2 minuti e 10 secondi all'intervallo, ancora Palarie, lo scarico per Gioia, ora lei all'ala, la palla che termina fuori sulla respinta della Iacovello. Può ripartire quindi Salerno, palla sporcata dalla Gioia, rimessa quindi per Salerno, ancora una conclusione, c'è il giallo per la Stettler, 1.50 all'intervallo, 17-17 il punteggio. Può ripartire la Coppola, Benincasa, Beba, Benincasa, Beba, manovra ancora quindi Napolitano, palla che termina via, sfera che termina fuori, rimessa per Teramo, subito la seconda fase, al centro Pastor, fallisce un pallone, un tiro incredibile, palla che termina fuori, grossa occasione sfumata da Teramo, 1 minuto e 17 secondi all'intervallo, riparte quindi Salerno, ancora Beba, il tiro, palla che termina fuori, tiro d'angolo, palla deviata, 1 minuto ed 8 secondi all'intervallo, 17-17 il punteggio. Manovra ancora Salerno, Benincasa, Pavlik, Pavlik, Beba, ancora Beba, bloccata 9 metri in favore di Salerno. Coppola per la Beba, 45 secondi all'intervallo, c'è forse anche un'infrazione di piedi, Salerno, può ripartire la Stettler, subito la seconda fase, tiro e gol, Belen Canessa, secondo gol per lei e vantaggio Teramo
a 30 secondi dall'intervallo, 18-17 il punteggio. 18-17. Tiro di rigore per difesa dentro della Pastor. Andrà Lavram dai 7 metri. Ci riprova dopo aver realizzato un 3 su 3 fino ad ora dai 7 metri. È pronta quindi Laura Avram dai 7 metri. Di fronte a lei Marta Savoca. Sarà questa l'ultima conclusione della prima frazione sul 18-17. È pronta l'Avram, la finta, tiro e gol. Rigore quindi realizzato dalla Avram, quinto centro per lei. Si va quindi all'intervallo sul 18-18 alla fine della prima frazione. Ritmi alti, difese arcigne da parte delle due squadre. 18-18 con Salerno avanti di 3 gol solo in avvio di gara, poi gara punto a punto. Le realizzatrici fino ad ora per la nuova HF Teramo: Belen Canessa 2, 7 Daniela Palarie, 3 Maria Vittoria Gioia, 1 Alessandra Bassanese, 2 Lucilla Stettler, 3 Daniela Canessa. Per la Iomi Salerno un gol per Rita Trombetta, 5 per Laura Avram, 1 per Antonella Coppola, 3 per Pina Napoletano, 1 per Oxy Pavlik, 3 per Lorena Benincasa, 4 per Belma Beba. Si torna quindi negli spogliatoi, 18-18. Noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi. Thank you.